E ora, dopo il sindaco di Antonio Bertoncello, abbiamo realizzato un altro servizio invece con Armando Dreon, che è un ex candidato appunto sindaco alla città dell'Emene e della lista Forza Porto, che replica appunto al sindaco Bertoncello. Via il servizio. Cosa ne pensa lei, Dreon, di questa situazione che si è venuta a creare a Portogallo, dove non c'è di fatto un'amministrazione comunale? Sono molto perplesso, devo dire, e questa domanda, a questa domanda posso solo rispondere che c'è un sindaco che non ha un consiglio, una maggioranza di consiglio comunale dietro le spalle, c'è una minoranza che ha maggioranza, di fatto non si capisce niente. Il sindaco Bertoncello ha nominato giunta, ha nominato consigli di amministrazione e io non so come questo possa avvenire, perché in democrazia chi per comandare, per promuovere, per appuntare, bisogna avere una maggioranza dietro di sé. Quindi un'amministrazione comunale che non c'è, ovviamente porta un male al paese. Quindi lei che cosa consiglierebbe? Ma l'ho detto e ripetuto tante volte, io auspico immediatamente l'arrivo del commissario per fare chiarezza in questa situazione, perché in questo momento c'è una confusione terribile nella testa di tutta la gente. Dai sondaggi di questi siti internet, dai sondaggi imparziali, apartitici, risulta che la gente vuole il commissario proprio per avere chiarezza. Allora io auspico che questo sindaco non faccia lo stretto necessario in attesa del commissario e di nuove elezioni, si tiri avanti come si può, insomma.